Come vedete, questa mattina mi sono messo in piedi per non stare sempre seduto. Vi chiedo scusa se sono un po' in ritardo, ma abbiamo benedetto la salma del Giulio Perego, un uomo che ha lasciato l'impronta nel nostro paese e nella nostra comunità cristiana. Io credo che abbiamo il compito di ricordarlo sempre, lui e la moglie, morti a pochi giorni di distanza. E come dice suo figlio, il Don Alessandro, 62 anni insieme nella vita, il tempo dell'ospedale insieme, la morte insieme e adesso l'eternità insieme. Ecco, li affidiamo alla misericordia di Dio. Veniamo al secondo capitoletto della lettera dell'arcivescovo, che suona così. Ieri abbiamo ascoltato questo passaggio molto bello. Non pensavamo che la morte fosse così vicina. Questa volta vogliamo riflettere su questo secondo passaggio. Non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del Signore risorto. C'è una caratteristica del nostro tempo. Io mi ricordo quando ero giovane prete ad Arluno, soprattutto con i giovani, andavamo molto spesso via a fare certi weekend e a discutere animatamente su Gesù Cristo, sulla Chiesa, sulle cose belle, sulle cose sbagliate. Siamo arrivati a un tempo in cui, dice il nostro arcivescovo, la città secolare ha decretato l'assenza di Dio, o almeno la sua esclusione dalla vita pubblica. E in realtà noi vediamo che la cosa peggiore che sta capitando non è che la gente è contro la Chiesa, non è che la gente è contro Dio, non gli interessa più, non è un problema, non è più una cosa che affascina le persone, non si discute più su perché non vogliamo più credere nel Signore, non vogliamo più accettare la sua presenza, non ci interessa, viviamo senza. E per noi, la stragrande maggioranza, ancora per fortuna, delle nostre persone di velate che credono ancora in Gesù, la presenza di Dio era una cosa ovvia, era normale. In ogni situazione veniva spontaneo riconoscere la presenza, per esempio, nell'Eucaristia. Anche in questi tempi io vedo molta gente che arriva in chiesa, entra, accende il suo lumino alla Madonna, fa la sua preghiera davanti al tabernacolo, prega i santi. Per noi è una cosa così importante, addirittura di diventare una cosa talmente forte per cui abbiamo creato quel proverbio: non cade foglia che Dio non voglia, con il pericolo di pensare che quando le cose vanno male è Dio che le fa capitare. Noi sappiamo che non è così, però è vero che facciamo fatica nella nostra vita a dissociare, noi che abbiamo un minimo di fede, a dissociare la vita di tutti i giorni con la presenza del Signore. Pensiamo alla provvidenza di Dio. I nostri vecchi, che erano quasi tutti coltivatori e che mettevano la loro vita nelle mani di Dio perché le stagioni si susseguissero bene, arrivasse il raccolto, arrivasse la semina. Tutte queste capacità che avevamo erano identificate come la provvidenza di Dio che ci è vicino, che ci aspetta, che viene incontro a tutta la nostra vita. Ecco, in questo tempo è cambiato l'atteggiamento della vita cristiana. Ne è nata quasi una nostalgia per chi non ci pensava più. C'è una bellissima preghiera nel Venerdì Santo, quando si conclude la commemorazione della morte del Signore, in cui si dice, pregando per chi non crede, tu, oh Signore, che lasci nel cuore degli uomini una grande nostalgia di te. È bellissimo. Ecco, questo è il tempo in cui magari anche tante persone che non credevano più, che non venivano più in chiesa, hanno sentito questa nostalgia di Dio. E poi quelli che non sanno dove sono le chiese, adesso vengono a pregare in silenzio,
danno il loro contributo di aiuto alle persone che sono in difficoltà. Sono contenti che suonano le campane, chiedono a che ora ci sono le celebrazioni e che poi trasmettiamo. Sembra che stia rinascendo dentro nel cuore di questa gente che sembrava lontana e invece adesso questa situazione sembra quasi che vogliono sapere se la chiesa è aperta, se c'è qualche cosa. Ieri mattina stavo terminando di mettere a posto in chiesa una cosa e si avvicina una persona e mi dice: "Senta, io sento profondamente la nostalgia della comunione." È molto bella questa cosa, sapere che rinasce nel cuore la nostalgia di Dio, la nostalgia della presenza del risorto. E poi ci siamo noi, quelli che siamo un po' più vicini. E per noi era talmente ovvio che il Signore fosse presente che questo è il momento in cui ci domandiamo: ma il Signore c'è ancora? O come diceva il popolo di Dio nel deserto, ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Si fa vedere, sì o no? Abbiamo bisogno tante volte di segni. Io dico sempre, la nostra vita è fatta di anima e di corpo, e l'anima si eleva a Dio, ma il nostro corpo ha bisogno di segni, di vedere, di toccare. Vedete come ci mancano gli abbracci, le strette di mano, i baci tra di noi. C'è qualcosa che manca. Ecco, e in questo caso proprio la presenza di Dio ci viene a mancare, per cui ci domandiamo: ma Dio è ancora in mezzo a noi? Che vuol dire abbiamo dentro il desiderio concreto di essere confermati. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica: non preoccuparti, vai avanti, il Signore c'è, è lì con te, non si fa vedere. Ricordate benissimo quella preghiera brasiliana di quello che cammina in riva al mare e dice: Signore, ho visto le tue orme e le mie orme sulla sabbia, e poi a un certo punto ho visto solo un'orma, ma tu dov'eri? E Dio che risponde: io c'ero, ma ti tenevo tra le braccia. Ecco, probabilmente questo è il tempo in cui noi siamo tenuti nelle braccia di Gesù e ci guardiamo in giro e non lo vediamo, ma il problema grosso è che questa situazione ci porta dentro nel cuore davvero la possibilità di riscoprire la presenza di Dio. E allora l'esito è che suonano stonate le certezze della città secolare che si costruiva orgogliosa e vincente a prescindere da Dio. Quelli che pensavano: Dio non c'è più, facciamo quello che vogliamo, si rendono conto che questa cosa non funziona più. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio. Siamo tutti fragili, siamo tutti nella stessa barca, diceva il Papa nella sua preghiera. Allora viene da riflettere, da dire con le parole del libro del Coelet: perché ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio nel fare bene le cose, nell'essere onesto, nell'essere bravo, se poi la fine è di tutti, quella di morire? E allora il nostro arcivescovo dice: non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del risorto, riconoscere la sua potenza che salva, lasciarci avvolgere dalla sua gloria, così diversa da come la immaginano le persone. Ecco dove siamo chiamati. Siamo chiamati a riscoprire la fede semplice dei nostri nonni, a riscoprire quella capacità che avevano i nostri vecchi di fidarsi di Dio, di non continuare a farsi domande, ma di riuscire ad avere quella capacità di dire: la provvidenza di Dio ci accompagna sempre. Quello che Dio vuole per noi è il meglio. E allora, mentre facciamo fatica a leggere queste cose nel momento quotidiano, il nostro arcivescovo ci dice: siamo chiamati a entrare con fede più semplice e più sapiente nella promessa di Gesù. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
Chissà come passiamo il tempo in questi tempi, in questi giorni. Quanto tempo abbiamo a disposizione? Posso farvi una domanda? Quanti stanno cominciando a leggere la Bibbia? Perché non prendere in mano un Vangelo e con calma leggerlo? Ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa. Perché non prendere il Vangelo e leggerlo? Perché dobbiamo leggere romanzi? Dobbiamo fare le parole crociate? Dobbiamo guardare film? Dobbiamo trovare tutti i sistemi per passare il tempo? E ci manca quella semplicità di leggere la parola di Dio. Vi lascio con questo impegno. Buona giornata a tutti.